La Virtus che, come detto, ha recuperato Bacinovic, D'Aversa schierato dal primo minuto anche Vastola, quindi trio di centrocampo con Vastola, Bacinovic e Di Cecco, in difesa i soliti Trust, Ferrario e poi Aquilanti e Mammarella sulle laterali, Aridità per la prima volta quest'anno dal primo minuto e davanti Monachello con ai fianchi Gatto e Thiam. L'abbraccio qui che vediamo di Carlo Mammarella e l'incitamento di Gaetano Vastola, sempre tra i leader dello spogliatoio rossonero. Questi è Salvatore Giunta, neotecnico del Brescia, e inizia dunque la cronaca con la palla gol avuta subito in apertura da Gaetano Monachello e Roberto D'Aversa che si dispera per la palla gol mancata dal suo attaccante di riferimento. Ancora una mischia in area di rigore, ma lo spunto di Monachello non porta a una conclusione, la difesa sbroglia. Qui c'è una conclusione alta di un giocatore bresciano, si trattava di Bentivoglio che è stato sostituito poi nel secondo tempo. La rivediamo, la conclusione di Bentivoglio, la discesa di Ekmaidat e poi una conclusione smorzata che diventa quasi un assist in area di rigore per Corvia, che però non ha la lucidità giusta per concludere all'interno dello specchio della porta. Ancora il Brescia con questo tiro molto pericoloso a girare di Andrea Caracciolo che viene contenuto da Aridità. Rivediamo la giocata dell'Airone, punta Aquilanti, il suo tiro a giro, ci arriva Aridità. Dunque Brescia che si fa pericoloso nel finale del primo tempo, ma la ripresa è tutta targata Virtus Lanciano, anche se all'inizio c'è questo spunto da palla inattiva del Brescia, ma tutto facile per Aridità sul colpo di testa di Caracciolo, molto molto lento e centrale. Ecco, sugli sviluppi di un corner corto, colpo di testa di Trust, respinge Arcari, sotto porta il tap-in di Stefano Ferrario, arriva dunque il gol del vantaggio. L'esultanza l'avete vista di Roberto D'Aversa, anche di Luca Leone che è entrato nel rettangolo di gioco per esultare con i suoi giocatori. Ci sono Monachello e Ferrario, ma l'ultima zampata è proprio di Stefano Ferrario che anticipa tutti, lo stesso Monachello, e si prende lui il gol. Esce Bentivoglio, entra Budel per il Brescia, ma è sempre Lanciano con Leonardo Davide Gatto, tiro non irresistibile bloccato da Arcari. Ancora Lanciano con il raddoppio, guardate che palla in verticale di Di Cecco per Thiam che elude l'offside bresciano, inutili le proteste di Arcari che viene superato dal piattone dell'attaccante senegalese Mame Baba Thiam per il raddoppio a metà frazione della Virtus Lanciano, gara che va praticamente in ghiaccio così. La Virtus avrà altre opportunità, ancora Gatto che anche oggi non si è smentito, purtroppo per lui sotto porta Gatto continua a essere un po' deficitario al momento della conclusione, è tanto bravo in fase di preparazione, meno al momento del tiro. Qui c'è un palo colpito dal Brescia, ma siamo proprio nella parte finale della partita e fischia qui Pezzuto di Lecce. Lanciano batte Brescia 2-0. Ma tranquilla, le assicuro che dal campo non è mai tranquilla, perché su quella circostanza dove hanno preso la traversa e il palo, se fosse entrata magari dopo gli ultimi 10 minuti c'era da soffrire ancora, nonostante, ripeto, sotto l'aspetto della partita c'è stata solo una squadra. Però e quello che mi è piaciuto, ripeto, è il fatto che magari anche dopo due sconfitte dove magari una squadra si può sentire in difficoltà o può aver paura di giocare, e i ragazzi invece oggi sono partiti subito forte con l'obiettivo ben prefisso di ottenere un risultato importante, e ci sono riusciti nonostante il primo tempo, nonostante avessimo avuto diverse situazioni, si è concluso con lo 0-0, però hanno continuato anche il secondo tempo, quindi c'è solo da fargli i complimenti.